Benvenuti, sono Paride Iampi Rosati e questo è Musica d'Autori, un programma realizzato da un appassionato di musica alla ricerca di punti di incontro inaspettati tra due canzoni di epoche e generi diversi. Da cosa partiremo? Partiremo da un verso, da un suono, da tutto ciò che possa testimoniare che l'ispirazione possa partire da una stessa idea per poi evolvere in modi totalmente diversi. Naturalmente faremo tutto questo senza dimenticare l'obiettivo principale, scoprire bella musica. Oggi parlerò di Fabri Fibra e Daniele Silvestri. Cosa lega questi due artisti dalle carriere così distanti? Scopriamolo subito. Ringrazio Max Procopio per aver suggerito l'accostamento. Scrivetemi nel caso vogliate proporre il confronto della prossima puntata. Il mio nemico. Il cantautore romano pubblica Il mio nemico nel 2002. Insieme ad un bel videoclip animato. Lo stesso anno esce anche il disco 1-2, uno dei maggiori successi dell'artista, che contiene anche Salirò e Sempre di Domenica. Il brano ha molti punti in comune con l'hip hop. La canzone è sorretta dal cantato alternato al rap e dal campionamento di Alturas degli Inti Illimani. I versi si concentrano soprattutto sugli interessi economici, che rappresentano il motore per la nascita e la persistenza dei conflitti armati. Il ritornello è molto chiaro. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte Visa e quando uccide non chiede scusa. Sono un soldato. Fabri Fibra pubblica Tradimento, il suo primo album con la Universal nel 2006. Il disco contenente questo brano, essendo il primo sottomajor, stupisce per la forte coerenza contenutistica e musicale con il precedente Mister Simpatia, album di culto del rap indipendente, caratterizzato da testi irruenti e provocatori. La strumentale è di Nesli e la chitarra è suonata da Marco Greganti. Nel testo vengono elencati i sentimenti emotivi dietro la scelta di un soldato di andare a combattere in guerra. Il testo fornisce una prospettiva originale, la guerra descritta da chi risulta essere una vittima ed un protagonista. Questo è uno dei passaggi che mi ha colpito maggiormente. Sono stato riformato, 8 volte rimandato. Mi hanno dato un'opportunità nello Stato. Più si parla di guerra e più mi sento un soldato. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio nel tempo. Ma cosa hanno in comune queste due composizioni? Il rifiuto della guerra viene espresso nelle due canzoni con due punti di vista diversi. Si analizza sia chi decide di finanziarla, sia chi si trova a combatterla in trincea. Rispetto agli anni in cui sono usciti i brani, ho l'impressione che si sia persa la sensibilità verso questo argomento. Probabilmente ci siamo abituati a pensare che non ci tocchi e che le guerre siano sempre lontane da noi. La musica resta forse uno dei pochi strumenti che possa contrastare il silenzio, che è, insieme alle armi e alle bombe, il modo più violento ed efficace di portare avanti una guerra. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Musica d'Autori. Spero vi sia piaciuta e di ritrovarvi di nuovo sulle stesse frequenze o sullo stesso dispositivo. Per rimanere aggiornati potete seguirmi sulle mie pagine social. Mi trovate praticamente ovunque come Young Paride. Fatemi sapere quali pezzi vorreste fossero confrontati nella prossima puntata. Trovate anche la playlist ufficiale su tutti i servizi di streaming musicale, con la puntata e le canzoni trattate, in modo da potervi fare un'idea riguardo ciò di cui abbiamo parlato. Naturalmente, ogni consiglio è ben accetto. E non dimenticate di iscrivervi al podcast. A presto!